Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Speedy Tactics. Perché faccio questo episodio? Perché negli ultimi video qualcuno di voi mi ha scritto nei commenti: Davo, ma perché quando le cose vanno male, quando la Juve non vince, non porti le Speedy Tactics? Io ho risposto che in realtà non è vero che quando la Juve non vince non porto le Speedy Tactics, ma semplicemente che per poter preparare un episodio, ho bisogno che la partita sia interessante, sia ricca di spunti dal punto di vista tattico. E credo che Juventus-Spezia non sia stata una partita ricca di spunti dal punto di vista tattico, ma allora mi sono detto: questa volta lo porto l'episodio e cerco di capire che cos'è che è mancato, visto che sono mancati gli spunti tattici da preparare. Mi sono chiesto che cos'è che è mancato e perché sta mancando così tanto contenuto da un po' di tempo nella Juve di Pirlo, perché c'è stata questa involuzione. E quindi questo video è un po' particolare perché poi, purtroppo, non essendo una diretta, non posso interagire con voi in maniera bidirezionale, ma vorrei veramente che ci fosse un'interazione nei commenti. Perché come vedrete ho organizzato questo video in tre domande e vorrei che anche voi provaste a dare la vostra interpretazione e quindi aspetto il vostro commento qui sotto perché sono curioso di capire anche voi cosa ne pensate. Partiamo sempre da OneFootball, bisogna ricordarsi di scaricare l'applicazione per rimanere aggiornati perché si comincia a entrare nel clou di questa stagione veramente difficile, piena di ostacoli, ma allo stesso tempo entusiasmante, perché poi di fatto tifare la propria squadra è sempre bello e si va sempre oltre le difficoltà. E vi chiedo di lasciare anche un'iscrizione, anzi di iscrivervi, perché lasciare un'iscrizione è impossibile, quindi di iscrivervi al canale, perché come vi dicevo è una gratificazione per me, perché intanto mi fate capire che apprezzate il lavoro che sto portando avanti, ma poi perché credo che sia un beneficio anche per voi far parte di una community sempre più nutrita con cui sviluppare appunto un dialogo sul calcio e sulla Juve. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Possiamo cominciare con l'analisi tattica. La prima domanda che mi pongo e che vi pongo è la seguente: che fine ha fatto la rotazione? Che fine ha fatto la rotazione, la famosa rotazione del quarto centrocampista della Juve che di fatto andava a giocare dietro la punta, che spesso abbiamo visto fare a McKennie? In assenza di McKennie lo vedevamo fare a Ramsey. Non lo so che fine ha fatto. Credo che sia una richiesta di Pirlo, una scelta di Pirlo, perché difficilmente una persona non recepisce una certa indicazione per così tanto tempo. Adesso la Juve difende e attacca praticamente con un 4-4-2 fisso. Difficilmente vediamo la rotazione fra le linee che vedevamo prima in maniera così pronunciata, perché come state vedendo dalla lavagna tattica, prima era veramente evidente la rotazione che faceva la Juventus, quindi andava a portare McKennie dietro le due punte. Non solo Pirlo, non accontentandosi, alzava anche l'altro centrocampista andando a formare, se vi ricordate, ne ho parlato diverse volte nelle Speedy Tactics, quel famoso 3-1-6. Io ho sempre detto che questa idea di gioco, perché poi di fatto è un modulo fasullo, no? È semplicemente un'identità di gioco, un modo di mettersi in campo, un modo di interpretare la fase offensiva, mi è sempre piaciuto, sono sempre stato un grande fan. Per quale motivo? Beh, perché tutte le volte che la Juve aveva il pallone, io avevo la sensazione di pericolosità. Avevo veramente questa sensazione di pericolosità, questa sensazione che la Juve potesse in un qualche modo creare un'occasione da gol, perché c'erano talmente tante persone là vicino alla porta che bene o male un'occasione ti capitava. Adesso invece, se questa rotazione avviene, cosa che secondo me avviene veramente di rado, avviene, come dire, per metà, avviene per metà, cioè la rotazione è quasi più un andare incontro, non è più un andare a portare via l'uomo e quindi posizionarsi in una posizione buia, in una posizione d'ombra per i centrocampisti avversari, perché se vi ricordate, io vi ho sempre detto, quando tu vai a giocare in questo modo, la cosa fondamentale è che i due centrocampisti riescano a mettersi alle spalle delle rispettive mezze ali avversarie, in modo tale che loro poi debbano fare una scelta, abbassarsi per cercare di
contenere quindi quello che potrebbe essere il passaggio fra le linee, oppure cercare di alzarsi sul portatore di palla che poteva essere Arthur, che in questo periodo è più che altro Bentancur. E quindi non lo so, a questa domanda non so rispondere, non so che fine abbia fatto questa rotazione, ma spero veramente che Pirlo la possa riprendere il prima possibile e con quella convinzione che vedevamo prima, perché penso che fosse quell'elemento caratterizzante proprio il gioco di Pirlo e la Juventus di Pirlo, quell'idea che poi portava ad essere veramente molto pericolosi là davanti. La seconda domanda che vi pongo è la seguente: perché i giocatori della Juve hanno questa ossessione di ricevere il pallone sui piedi? Perché ragazzi, obiettivamente questa squadra è letale quando attacca la profondità. Anche ieri, voglio dire, il gol di Morata viene su un attacco della profondità di Bernardeschi, e quante volte abbiamo visto questa situazione creare un'occasione da gol o addirittura il gol stesso. Vi posso dire il gol di Morata contro il Ferencváros all'andata, vi posso dire sempre il gol dello stesso Morata al ritorno contro il Ferencváros con Cuadrado, no? Che fa il contromovimento, attacca la profondità, praticamente un movimento molto simile a quello che ha fatto ieri Bernardeschi sul gol di Morata. L'occasione di ieri di Kulusevski, nel primo tempo, che non ha stoppato la palla, che poi è finita sui piedi di Chiesa, quello è un attaccare la profondità con un bellissimo lancio di Alessandro, tra l'altro. E allora mi chiedo perché c'è questa continua ossessione di andare a tutti i costi incontro al pallone. Lo stesso Kulusevski a me sembra molto più efficace e letale quando riesce a ricevere il pallone in movimento, magari in una posizione anche più defilata. Allora perché c'è questa ossessione, questa tendenza ad andare incontro al pallone che poi magari a spalle girate fa più fatica? La Juve si deve convincere di questo. Pirlo l'ha sempre detto, bisogna attaccare la profondità. Maestro in questo movimento, lo sappiamo, è Alvaro Morata. Questa Juve cambia completamente facce con e senza Alvaro Morata, lo sappiamo, indipendentemente dal fatto che poi lui faccia una prestazione individuale sopra o sotto le aspettative, però è quando c'è Morata questa squadra ha un altro piglio, mi sembra sempre messa meglio in campo, ma soprattutto là davanti è ben organizzata e ben strutturata, ben messa in campo. L'ultima domanda è invece questa: ma perché Pirlo continua a insistere con Bentancur e Rabiot davanti alla difesa? Perché come vi dicevo nel video di ieri, è lo stesso giocatore di fatto, cioè sono due fotocopie, no? Giocatori che non sanno inserirsi, giocatori che non hanno il tiro da fuori, giocatori che difficilmente cambiano marcia, quindi giocatori che generalmente vanno sempre al piccolo trotto, giocatori bravi in fase di recupero del pallone, sono veramente la fotocopia, ma con questi due giocatori, che hanno sempre tra l'altro un'attitudine, come dire, molto carente, perché anche al di là del fatto che non abbiano troppa qualità nell'ultimo passaggio, loro proprio con il corpo hanno un'attitudine sempre sbagliata, perché se hanno sempre le spalle girate alla porta, e quindi cosa possono fare? Non possono fare altro che appoggiarsi al difensore più vicino, non hanno mai l'idea di verticalizzare, cosa che invece ha Fagioli. Ma se tu non sei pronto a mettere Fagioli, perché magari non è tutto questo fenomeno, perché ragazzi, apro una parentesi, se Fagioli non gioca perché forse non è pronto, perché forse non è così forte, perché non credo che Pirlo sia stupido, Pogba, Conte l'ha visto che era un fenomeno e infatti si è conquistato subito il posto da titolare. Detto questo, perché io dico che McKennie debba giocare davanti alla difesa? Perché lui comunque crea imprevedibilità ed è completamente diverso dagli altri due, e quindi lui va sempre a sostegno della punta, e quindi almeno porta via degli uomini da quella zona centrale di campo. Questi due giocatori danno veramente un centrocampo piatto, con delle rotazioni piatte, poco efficaci, fine a se stesse. Ripeto, giocatori che vanno sempre incontro al pallone, che non si inseriscono mai, che non creano mai imprevedibilità, che non creano mai delle imbucate per i compagni, quindi difficile veramente creare delle occasioni da gol. Quindi questo è quanto, ragazzi. Vi ripeto, aspetto anche il vostro parere, la vostra risposta a queste domande. Sto pensando di fare un video leggermente diverso in vista di Juventus Porto, il ritorno, sì, Juventus Porto, giusto, in cui invece che fare le speedy tactics nel post partita le faccio nel pre. Quindi vorrei cercare di entrare nella testa di Pirlo
e cercare di capire eventualmente come la Juve potrà effettivamente stanare una squadra che ha già dimostrato di fare della fase difensiva il proprio punto di forza, e questa Juve dovrà fare almeno un gol. Quindi sarà una partita molto difficile, soprattutto perché se saremo questi, come abbiamo visto, la qualità e la creatività scarseggiano, sono piuttosto carenti, e quindi bisognerà trovare delle soluzioni alternative. Fatemi sapere anche in questo caso cosa ne pensate, se vi potrebbe interessare un video di questo tipo.